Abbiamo fatto anche chiarezza sulla loggia Isozzacchi. Io, scherzando con i miei colleghi giornalisti, vi faccio le 5 domande sulla loggia Isozzacchi. Quali sono le 5 domande? Ma se era così bella, così essenziale, così fondamentale, essendo stata pianificata nel 1999 e avendo avuto 23 anni per poterla fare, perché non l'avete fatta? Perché non l'avete fatta? Di altissima qualità, che ha fatto già benissimo alla Pilota di Carne. Saluto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, della periferia Partenope, io sono del centro storico di Napoli. Chi era il CNAVO? Noi tutti quanti discendiamo, anche tu, da quelle tribù nomadi che nella preistoria si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale. Ed è quello che credo che noi dobbiamo fare quotidianamente: modernizzare, cambiare a Firenze, modernizzare, cambiare, rendere moderna, efficace, pulita questa città, ma salvaguardando la sua storia, i suoi valori, il suo presidio di tradizioni che c'è all'interno di questa città. Se vuole, visto che siamo napoletani, ci mettiamo a suonare un bel pezzo napoletano, ma non vorrei che i tifosi fiorentini le riservassero anche a lei uno striscione sui napoletani. Sindaco, l'ultima cosa, mi darai atto di aver fatto la legge, grazie anche e soprattutto al sostegno del capogruppo di Fratelli d'Italia che mi è stato molto a fianco in questa battaglia, di aver fatto finalmente una norma contro gli ecoimbrastatori. Quindi la prossima volta che tu puoi chiedere al prefetto di comminare una sanzione pecuniaria. Dopo aver sentito il ministro San Giuliano, mi consentirete di dire qualcosina, insomma. Ha detto non voglio far polemica, mi è venuto a dire meno male non voleva far polemica, ma insomma fa parte dello spirito democratico del confronto politico.